La provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni rafforzano la collaborazione per il futuro delle aree alpine, siglando un nuovo accordo orientato al presente e alle sfide di domani. I festeggiamenti per i 500 anni dalla nascita del libero Stato delle Tre Leghe, celebrati nel capoluogo presso Palazzo Muzio il 29 novembre scorso, hanno segnato l'avvio di una collaborazione rafforzata tra la provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni. Questo legame si concretizza nel progetto Interreg Regio Retica, volto a migliorare la governance transfrontaliera e nella volontà comune di affrontare sfide come l'occupazione, la gestione dei frontalieri e la logistica. L'obiettivo condiviso è sviluppare strategie che migliorino la qualità della vita e promuovano un futuro sostenibile per le aree alpine su entrambi i lati del confine. Noi siamo convinti che questa possa essere davvero un'occasione, perché i nostri territori, le nostre comunità ragionino al di là dei confini come un'unica comunità, come un unico territorio. Questo diventa veramente importante per quello che è il futuro che possiamo lasciare ai nostri territori e alle nostre comunità. I problemi sono sempre quelli: i trasporti, il lavoro, la scuola, la formazione, la sanità, i collegamenti, il turismo, l'economia. Dobbiamo soltanto trovare la declinazione comune per avere delle soluzioni condivise. Soluzioni che passano attraverso questo progetto, che vede la provincia di Sondrio capofila italiana e la regione Maloja come omologa svizzera, in collaborazione con la regione Bernina, e che mirano alla creazione di un ente istituzionale permanente, concepito per favorire una cooperazione solida e strutturata tra i due territori. Una regione retica, appunto. Un modello di governance transfrontaliera volto a elaborare strategie condivise per migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese su entrambi i territori, promuovendo lo scambio di conoscenze, esperienze e best practice tra le aree coinvolte. La nostra storia che abbiamo in comune è molto lunga e molto ricca, era bella, era difficile e penso abbiamo relazioni già forti. Ci siamo messi insieme per discutere queste relazioni e abbiamo visto che abbiamo potenziale, che vogliamo andare avanti, rafforzare i dialoghi, rafforzare la collaborazione. Sono tanti progetti a livello del turismo e dell'economia, ma anche nelle comuni che sono una parte della confine all'altra, che hanno servizi insieme. Io personalmente sono stato responsabile per la gestione di crisi durante la frana a Bondo e ho visto come è importante che abbiamo cammini corti per aiutarsi e questo ho vissuto che funziona. Due territori di confine interamente montani, uniti dalla storia, dalle tradizioni. Aree vocate al turismo e ad indotti economici legati alle produzioni agricole. Credo che dobbiamo assolutamente tracciare delle politiche, delle strategie comuni. In questo momento abbiamo anche una situazione favorita, perché io sono assessore di Regione Lombardia, ma con la delega ai rapporti con la Svizzera, ma sono anche valtellinese, ci conosciamo bene con i Grigioni. Il presidente della provincia è molto sensibile a questo tema, quindi diciamo ci sono tutte le condizioni per lavorare bene. E del resto, come ho detto, anche gli stessi progetti Interreg sono andati avanti nella programmazione 21-27 grazie a una forte alleanza che c'è stata tra Regione Lombardia, in questo caso tra me, il presidente Menegola e il governo dei Grigioni, che poi ha poi sbloccato una situazione che ha portato appunto alla nuova programmazione, che ricordo è una programmazione oggi. E questo progetto di cui abbiamo parlato oggi è solo uno, un progetto dei tanti che sono stati presentati, che il 9 di dicembre in seduta plenaria andremo a approvare definitivamente, ma sono la prima finestra, una finestra di 50 milioni che poi arriverà con la seconda finestra a oltre 100 milioni di euro e 44.000 franchi che sono a disposizione proprio sui territori di confine, quindi sono progettualità alle quali può partecipare la provincia di Varese, di Como, di Lecco, di Sondrio e quindi insomma molto importanti per noi. Bisogna avere le idee chiare e lavorare insieme, mi pare che siamo nella giusta direzione. Questo progetto si propone di realizzare appunto un'istituzione che possa mettere a confronto i territori e essere motore propulsore e propositore di leggi e di accordi tra i due stati. E la cosa è assolutamente innovativa per noi, perché quando si parla di Italia e Svizzera spesso e volentieri nelle cronache si sente che il Canton Ticino è la parte predominante
volendo anche per una facilità linguistica, e invece noi abbiamo delle necessità economiche e soprattutto culturali e storiche che hanno delle radici ben profonde, ben piantate, che invece necessitano di essere sviluppate. Ecco che cos'è il progetto della Regio Retica: l'istituzionalizzazione dei rapporti tra provincia di Sondrio e Canton Grigioni e soprattutto le regioni del Südbunden.